2020 ci troviamo nello stand di Polselli Farine e siamo in compagnia di Emiliano Polselli. Buongiorno Emiliano. Buongiorno a tutti. E con Giacomo Garau, che è il brand ambassador dell'azienda. Giacomo, benvenuto. Salve, buongiorno a tutti. E cominciamo da Emiliano Polselli, che alla quarta generazione e insieme al gruppo di famiglia gestisce l'azienda. 100 anni di azienda sono tanti, avete una grossa responsabilità nei confronti dei vostri clienti. Abbiamo una responsabilità importante perché abbiamo contribuito e ogni giorno contribuiamo a far crescere il Made in Italy nel mondo con i nostri prodotti e con il supporto di tutte quante le persone che ci accompagnano in questo viaggio. Giacomo, che è qui presente, è uno di noi e, se vogliamo, anche la persona più importante della nostra squadra. Perché è colui che in qualche modo con le mani in pasta vi rappresenta, riesce a esprimere quello che voi realizzate, io dico silenziosamente perché poi nei mulini si fa un lavoro molto certosino di grande ricerca, di selezione delle qualità. Il risultato finale viene poi proposto al mercato e con genuina sapienza i pizzaioli, i ristoratori, i pasticcieri, i panificatori la utilizzano al meglio per proporre al mercato quelle che sono le skills dei prodotti. Cosa presentate qui a SIGEP 2020 nella vostra gamma? Abbiamo ampliato la nostra gamma di farine per pizzeria introducendo nel corso dell'anno alcune farine di cui Giacomo ne è testimone ed al SIGEP un nuovo prodotto, l'italiana, un prodotto realizzato con grano italiano, vero, aggiungerei io, che è una tipo 1, quindi un prodotto salutare, ricco di fibre e di sali minerali, un gusto deciso che incontrerà sicuramente le esigenze del mercato e i favori degli amici pizzaioli. Emiliano, passo la parola a Giacomo perché è colui che di fatto vi rappresenta. Tu sei brand ambassador dell'azienda, sei giovane, sei estremamente bravo e preparato. Quando è iniziata la tua passione per la panificazione e la pizza? Salve, allora io ho iniziato con gli studi dell'alberghiero come chef nasco. Poi a 18 anni circa, 20 anni, ho dirottato la mia passione sulla pizza, dove, sai, quando senti, e così è iniziata la mia storia. Mi sono legato a Mulino Polselli da diversi anni per vari motivi, tra cui il fatto di usare prodotti, farine, grani sempre italiani, che è una cosa molto importante, il Made in Italy, che noi portiamo molto avanti. E ultimamente sto in giro per l'Europa come brand ambassador per promuovere questa farina, un'altra farina che è la classica Zero, che è una farina molto buona, bella, mi soddisfa perché riesco a coniugare il mio rapporto di pizza contemporanea casertana a un alto potere di assorbimento con basse proteine, una farina diciamo non molto forte, quindi alta digeribilità, e mi permette di alzare con le direzioni, che è il mio tipo di lavoro. E quindi con il mulino, grazie a loro, mi permette di girare l'Europa. Stiamo avendo degli ottimi risultati con questo tipo di prodotto e che sto rappresentando, spero nel migliore dei modi, e basta. Beh, io direi che l'ha spiegata nel modo giusto, poi i risultati sono quelli che si trovano alle nostre spalle, infatti qui ci sono gli specialisti della pizza che stanno realizzando pizze e focacce proprio con questa qualità. A chi è diretta oltre che ai pizzaioli tradizionali? È diretta a tutti coloro che vogliono un prodotto che rispecchi la tradizione e, come dire, fidatevi
da chi la tradizione l'ha costruita, ma guarda ad un prodotto innovativo, guarda ad un prodotto di tendenza. Emiliano, per chiunque si trovi dall'altra parte e desideri avere maggiori informazioni rispetto ai vostri prodotti, c'è un indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere senza alcun impegno? Il più semplice, info@polselli.it. Molto bene, grazie per il contributo a entrambi. Io dico che a questo punto arriva il momento più bello delle nostre interviste, l'assaggio, dove poter sentire al palato quello che appunto avete cercato di mostrare in video negli ultimi minuti. Accogliamo dunque il maestro dell'Accademia. Ecco qui, abbiamo tre triangoli di pizza che sono profumatissimi, morbidissimi e che assaggiamo, grazie, assaggiamo alla vostra salute.